Bentrovati alla terza edizione della TG6, quasi 66 milioni di euro per mitigare il rischio idrogeologico. La Regione Abruzzo presenta il nuovo piano con 74 interventi in 40 comuni abruzzesi. Paolo Renzetti. È venuto fuori questo piano di 65 milioni di euro ulteriori rispetto agli ultimi 25 milioni di euro che descrivono interventi puntuali su circa 40 comuni, 7-8 situazioni idrauliche e fluviali puntuali e anche difesa della costa per alcune altre realtà di tratti di mare. Noi assicuriamo ai sindaci, ai gestori anche dei servizi competenti alla Regione che continueremo a procurare risorse per aumentare questi investimenti che devono mitigare il rischio idrogeologico, consolidare i centri abitati, fare in modo da ridurre anche il rischio di esondazione fluviale e difendere le attività economiche della costa e la bellezza del nostro mare. Siamo adesso a oltre 250 milioni di euro di investimenti in 30 mesi a favore della stabilizzazione del suolo abruzzese. Di qui a 60 giorni noi avremo di sicuro i vincitori delle gare, che sono gare ad evidenza pubblica, e poi i vincitori delle gare dovranno dimostrare l'idoneità giuridica, avere pagato i contributi, essere a posto con l'antimafia per poter avere la consegna dei lavori e iniziare le attività di cantiere. Anche l'Europa ci darà risorse e continueremo anche come ci incoraggia la struttura tecnica di missione di Palazzo Chigi. Ho chiesto ai sindaci, ai progettisti dei sindaci, di fare in modo che le economie non siano necessarie poiché devono servire a finanziare ulteriori investimenti. Noi di qui ad un mese metteremo in campo altre condizioni per altre procedure, per altri finanziamenti. Presidente, lei in conferenza stampa ha parlato della tragedia di Rigopiano, ha detto vogliamo avere la verità e anche presto. Noi concorreremo attraverso la nostra documentalità, le nostre esperienze a favore della magistratura per ricostruire la verità, poiché questa serve indiscutibilmente, come già stanno facendo i magistrati. E poi vogliamo dare una mano ad organizzare ulteriormente la filiera istituzionale per fare in modo che l'impazzimento climatico la prossima volta abbia una risposta crescente, anche dal punto di vista delle risorse. I magistrati hanno aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio plurimo colposo sul disastro dell'hotel Rigopiano, ricordiamo, costato la vita a 29 persone. Il servizio. Proseguono a ritmo serrato le indagini della Procura di Pescara, coordinate dal procuratore aggiunto Cristina Tedeschini e dal PM Andrea Papalia, sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola, travolto da una valanga il 18 gennaio scorso. I magistrati hanno aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio plurimo colposo sulla tragedia costata la vita a 29 persone, ma al momento il registro degli indagati continua ad essere vuoto. L'area del disastro è stata posta sotto sequestro mentre si intensificano gli interrogatori dei soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda. In mattinata è stato ascoltato, come persona informata dei fatti, il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, al quale i carabinieri forestali hanno chiesto conto di tutto ciò che attiene le competenze e le responsabilità del primo cittadino nell'ambito della vicenda. Nel frattempo sono già al lavoro tre consulenti della Procura, due ingegneri del Politecnico di Torino e un geologo proveniente da Trento. Si tratta di geologi ed ingegneri che avranno il compito di ricostruire tutti gli aspetti circostanziali e fisici dell'evento, fornendo risposte sulle cause, sulle ragioni e sulla dinamica della valanga, a partire dall'eventuale incidenza delle scosse di sisma che si verificarono nel corso della giornata in cui si è verificata la valanga. Inoltre verrà ricostruita la dinamica del crollo dell'edificio, saranno compiute analisi sui materiali con i quali è stata realizzata la struttura e sarà esaminata tutta la vicenda costruttiva edilizia, che comprende anche uno dei quesiti più scottanti, ovvero se l'hotel Rigopiano potesse essere costruito in quella porzione di territorio rivelatasi a rischio. Parallelamente gli inquirenti stanno lavorando anche sulla ricostruzione della dinamica fattuale degli eventi, con particolare riferimento al modo in cui è stata gestita la richiesta di intervento inviata dall'albergo, sia prima che dopo la valanga, sulle varie responsabilità della catena di comando in merito alla pulizia e percorribilità della strada provinciale che conduce all'hotel Rigopiano, sulla gestione del bollettino contenente l'allerta valanghe Meteo Mont, che il 18 gennaio indicava rischio 4 su un massimo di 5. Ulteriori elementi, soprattutto sugli eventuali ritardi nei soccorsi e sulla dinamica del disastro, saranno forniti dai risultati degli esami autottici. I 29 corpi delle vittime sono stati tutti già sottoposti ad autopsia, ma Tedeschini e Papalia stanno aspettando di ricevere le ultime relazioni per poi essere nelle condizioni di delineare un quadro più preciso su cause, tempi e circostanze dei decessi.
Il forum dell'acqua prosegue la disamina del disastro che ha colpito l'Abruzzo e dopo l'esposto presentato sulla tragedia dell'hotel Rigopiano si appresta ad affrontare anche quella sul blackout elettrico che ha paralizzato l'intera regione. Francesca Romana Testi. Una tempesta perfetta, così è stato definito il tragico susseguirsi di emergenze che l'Abruzzo ha visto scatenarsi in pochissimi giorni. Una nevicata straordinaria per quantità e forza, un blackout durato fino a una settimana, un terremoto e una slavina che ha spezzato 29 vite nell'hotel Rigopiano. 6 vite a Campofelice con lo schianto di un elicottero del 118 e 5 vittime in provincia di Teramo decedute per le condizioni estreme in cui si sono trovati per la morsa del gelo. Un quadro drammatico che oggi si studia per capire chi abbia sbagliato e soprattutto in cosa. Geologi, ingegneri hanno spiegato in maniera unanime sostanzialmente che lì era un posto dove non si doveva costruire e che quel fenomeno che abbiamo visto, sicuramente importante, era periodico, abituale addirittura, hanno scritto l'Università di Camerino. Certo, noi abbiamo osservato una disorganizzazione generale, non un'organizzazione, una disorganizzazione generale. Abbiamo visto tanti singoli operare anche in maniera eroica, però non possiamo non notare che c'è stato l'organizzazione e ha fallito su tutti i fronti, a partire dal Presidente della Regione, che noi abbiamo visto in quelle ore chattare su Facebook, sulla propria, cioè cercando di risolvere, di risolvere i problemi fuori da ogni filiera istituzionale. È prevista dalle norme di legge, nonché poi tutto l'aspetto Terna ed Enel, la rete elettrica che insomma, per una settimana ha trasformato l'Abruzzo, l'ha rifatto ritornare nel Medioevo. Ora, su questi aspetti non possono passare in cavalleria perché noi riteniamo che sia uno spartiacque questi fatti che sono accaduti per la nostra regione. Ci sono stati morti anche fuori da Rigopiano purtroppo e che reclamano giustizia. E quindi noi opereremo con dei esposti specifici sull'aspetto di blackout e sugli aspetti della disorganizzazione, perché chi ha avuto responsabilità in questo disastro paghi fino in fondo e soprattutto vorremmo evitarlo per il futuro. In questa giornata, in questo momento, la Regione Abruzzo sta pubblicando quello che è il piano per il rischio del dissesto idrogeologico con tutti i fondi destinati ai vari comuni. Si pensa a quello che è un altro rischio per l'Abruzzo? Beh, intanto sono piccoli fondi rispetto, se pensiamo che la Fondovalle Sangro, che 5 chilometri, costa 190 milioni di euro, cioè è il più grande intervento oggi, e sulla rete elettrica il più grande intervento è quello di Terna per 1 miliardo di euro per fare un cavo che arriva dal Montenegro. Beh, sono follie, va rivista questa programmazione, perché è proprio quel tipo di programmazione che ha creato i problemi sul nostro territorio, perché invece di fare manutenzione si è pensato alle grandi opere e poi ci ritroviamo tutti per terra praticamente. E tante le aziende messe in ginocchio dalla recente e violenta ondata di maltempo, per questo Confindustria Abruzzo chiede un incontro urgente con il Presidente della Regione Abruzzo. Presidente Ballone, maltempo, tutto quello che è successo nelle ultime settimane ha rappresentato anche un danno per le imprese abruzzesi, la Regione si sta attivando per la valutazione dei danni, Confindustria cosa dice? Abbiamo preso una posizione chiara, anche pubblica, abbiamo individuato delle forti criticità, soprattutto dopo l'evento, perché oggettivamente si è trattato di un evento eccezionale, ma la risposta è stata lenta, è stata inadeguata per quanto ci riguarda. Le imprese sono state fortemente danneggiate, sono rimaste per giorni e giorni senza energia, senza comunicazione, senza telefoni, senza possibilità che le maestranze potessero raggiungere i rispettivi siti produttivi, e quindi danni importantissimi che stiamo quantificando. Danni importanti soprattutto in alcune zone interne della regione, questo è un danno che si aggiunge ad altri problemi evidentemente. Certamente sì, ci sono state zone ovviamente molto molto colpite da questi eventi, con crolli addirittura di imprese, di stabilimenti, di tetti. I danni sono ingenti e ripeto, stiamo facendo una ricognizione per quantificarli. Dopo la ricognizione ci sarà e ci dovrà essere l'impegno della politica per far sì che chi ha subito dei danni possa essere risarcito. Abbiamo in effetti chiesto un incontro al Presidente D'Alfonso per stabilire un tavolo, come dire, di verifica di tutti questi aspetti. E i commercianti di Teramo si sentono smarriti e abbandonati dalle istituzioni e dalla politica in questi difficili giorni post-sisma. La città si è spopolata e le attività commerciali sono le prime a risentirne. Tania Bonnici Castelli.
Tra le categorie maggiormente colpite dagli ultimi eventi naturali in Abruzzo c'è quella dei commercianti. A Teramo soprattutto, dove tanti cittadini hanno scelto di trasferirsi sulla costa, sicuramente per eccesso di allarmismo, la situazione sta degenerando di ora in ora. E le risposte dalle istituzioni non devono tardare ad arrivare, perché l'autonomia economica di queste attività è diventata esigua. Ma voi di cosa veramente avete bisogno in questo momento? Noi abbiamo bisogno di un aiuto serio, di un aiuto che arrivi dal governo, ma deve essere la nostra regione a rappresentarci. Noi siamo stati zitti fino adesso, continueremo a stare zitti per rispetto anche di tutto quello che è successo intorno a noi. Però iniziamo veramente a sentirlo. Noi è da agosto che tra una cosa e l'altra stiamo tirando la corda. È da agosto, con le scosse di agosto, che Teramo vive in un clima di terrore. Se non ci danno una mano adesso, io non so per quanto tempo i negozi a Teramo potranno andare avanti. Io non posso pensare che un teramano voglia trasferirsi, voglia lasciare questa città. Io non mi fa orrore pensare che questa città si possa spopolare, assolutamente. Dobbiamo continuare a combattere noi in prima linea e in prima fila. Disperati più degli altri i commercianti del Corso San Giorgio, che hanno già dovuto subire un cantiere per oltre 8 mesi a causa dei lavori di rifacimento della pavimentazione. Lavori attualmente fermi e non si sa perché. Una volta completato il corso nuovo di Teramo sicuramente sarà bellissimo e diventerà una grande attrazione, sì, ma quando? Innanzitutto crede più nella città propria, innanzitutto crede in quello che si fa, innanzitutto, e dare dei servizi buoni. Il commercio dopo gli ultimi avvenimenti è veramente in crisi, dal momento che le scuole sono chiuse, le persone sono giustamente fuggite perché non si sentono sicure nella propria città. Penso che sia un discorso che va molto indietro. La politica probabilmente ha fatto delle scelte sbagliate e non ha programmato soprattutto. Una città che non ha un programma, che non ha programmazione, a mio avviso non ha futuro. Le parole d'ordine oggi tra i teramani sono resistere, fare acquisti in città, stringere i denti e restare uniti perché, come dice il vignettista Ivan Di Marcello, nonostante tutto Teramo fa a matti. CGIL, CISL e UIL si sono riunite per affrontare nel corso di un convegno a Pescara i punti salienti di un piano da discutere con il governo dedicato alla crisi occupazionale ed economica. Ascoltiamo. Sindacati riuniti per affrontare le questioni chiave dell'avvio del nuovo anno. Al centro dell'attenzione resta il problema dell'occupazione e dei contratti di lavoro. Noi stiamo valorizzando l'accordo fatto con il governo che ha trovato attuazione legge di bilancio, che dopo tanti anni rimette 7 miliardi di euro nella previdenza. È un risultato molto positivo che noi vogliamo valorizzare e vogliamo continuare, perché l'accordo prevede una fase 2 nella quale dobbiamo affrontare il tema dei giovani e delle donne e il forte rilancio della previdenza complementare. Contemporaneamente il nostro paese ha bisogno di un grande sforzo per creare buona e stabile occupazione. Dopo le tante denunce sull'utilizzo estremo dei voucher, che mai hanno costituito una medicina per l'occupazione, oggi si attende la loro eliminazione da tutte le prestazioni che non rispondono al loro originario scopo. Una prestazione lavorativa di tipo saltuario occasionale che non è oggetto di un contratto di lavoro, modificato dalla legge 92-2012, che aveva invece introdotto i buoni lavoro e cancellato il requisito dell'occasionalità, instaurando nel contempo un limite economico per i prestatori di lavoro. I voucher devono servire solamente per il lavoro veramente occasionale. C'è stato un abuso in questi mesi. L'impegno di tutto il sindacato è di eliminare questo abuso e chiediamo al governo e al Parlamento di varare subito una normativa che riconduca l'uso dei voucher alla stretta necessità. Gli ultimi dati pubblicati dall'Istat mettono addirittura in evidenza il rischio di una deflazione, cioè i prezzi che diminuiscono, e quando i prezzi diminuiscono c'è un'aspettativa che i prezzi diminuiscono ancora, quindi si bloccano i consumi. I consumi bloccati mettono in difficoltà l'economia nel suo complesso, quindi c'è bisogno di una iniziativa unitaria del sindacato, di un confronto con il governo che metta al centro di questo paese un grande straordinario piano per il lavoro e l'occupazione, in particolare per il lavoro e l'occupazione giovanile. Gli ultimi dati sulla disoccupazione sono dati preoccupanti e sono dati molto preoccupanti in particolare
per la disoccupazione giovanile. Dobbiamo assolutamente avere la grande capacità di riprendere i confronti sul rilancio e lo sviluppo per ridare fiducia e affrontare i temi che dall'emergenza sono venuti fuori, a partire dai danni che ha provocato e soprattutto dalla mancanza di salario che molti lavoratori hanno avuto. Dobbiamo avere questa grande capacità, si tratta di lavorare di più, noi siamo disponibili, speriamo di avere nella regione un gruppo affiatato che sia disponibile nei prossimi giorni a riavviare tutti i confronti. Saranno affidati entro febbraio gli incarichi per le verifiche di vulnerabilità sismica delle scuole superiori teramane, ad annunciarlo la provincia di Teramo, che questa mattina, in previsione della ripresa dell'attività didattica nelle scuole del capoluogo, in programma da mercoledì, ha riunito il tavolo tecnico per una definizione del quadro dei provvedimenti sulle scuole di propria competenza. Chiarito che la protezione civile ha compiuto i sopralluoghi post sisma in tutte le strutture di competenza della provincia e che tutte sono state classificate in A, il presidente Renzo Di Sabatino ha specificato che in seguito all'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stata stanziata la somma di oltre 1 milione di euro per le verifiche di vulnerabilità sismica e che è già stato approvato il progetto esecutivo per l'adeguamento alla normativa antincendio per un impegno di spesa di oltre 703.000 euro. E l'Unione degli studenti di L'Aquila ha chiesto che vengano garantite la sicurezza e la stabilità delle sedi dell'Ateneo del capoluogo, dove l'attività didattica resta sospesa fino a mercoledì. Giorgio Alessandri. Dopo la sospensione fino a mercoledì dell'attività didattica predisposta dal sindaco dell'Aquila per le scuole di ogni ordine e grado del capoluogo in via preventiva, considerato l'intenso sciame sismico che da giorni interessa la città, anche l'Università dell'Aquila ha disposto lo stop delle attività didattiche, lezioni, esami ed esercitazioni da sabato 28 gennaio a martedì 31 gennaio 2017. Le attività riprenderanno dal 1 febbraio, mentre con il parere concorde di tutte le componenti del Consiglio studentesco, il presidente Marco Bosica ha chiesto alla rettrice il posticipo della didattica di una settimana, così da permettere una ricalendarizzazione regolare degli esami ed evitare che ogni singolo studente debba contattare, auspicandosi una risposta, il docente per sostenere l'esame. In una città a vocazione universitaria, però, la tragedia della casa dello studente ha segnato una ferita quasi indelebile nel mondo studentesco e non. Per questo l'Unione degli Universitari ha chiesto chiarezza in merito alla sicurezza degli edifici che ospitano le attività dell'Ateneo. Finalmente, dopo lo scorso CDA, ferma l'UDU, si è iniziato a parlare di vulnerabilità sismica e riteniamo che sia saggia una scelta quella del fascicolo del fabbricato, ma le verifiche di vulnerabilità dovevano essere effettuate per legge entro il 31 marzo 2013. Siamo nel 2017, le sollecitazioni del delegato di Ateneo per la prevenzione e protezione sono state ignorate e solo a seguito delle ultime scosse l'Ateneo si è attivato. L'UDU, oltre alle prove sugli edifici e alla certezza che questi siano a norma, chiede da anni che siano effettuate prove di evacuazione con costanza al fine di avere studenti, personale e docenti pronti a gestire situazioni che nei nostri territori dovrebbero essere di normalità e non di emergenza. Nel 2014 fu risposto che ne sarebbero state programmate 2 al mese, ma oggi, affermano dall'UDU, è difficile trovare studenti che ne abbiano fatta più di una in tutta la loro carriera universitaria. È responsabilità dell'Ateneo, conclude l'UDU, la sicurezza degli studenti. Per questo è necessario che si chiarisca nel minor tempo possibile, tramite comunicazioni e documenti ufficiali, l'attuale stato degli edifici verificato con le prove di primo livello e che si proceda alla sensibilizzazione di tutti coloro che frequentano l'Ateneo. Passiamo alla pagina sportiva. Accordo fatto tra Pescara e Sampdoria per Valerio Verre. Il centrocampista passa al club blucerchiato, ma dalla prossima stagione sportiva per 4 milioni di euro. Dunque Verre finirà la stagione a Pescara come Caprari, per il quale il Delfino ha respinto l'avance dell'Atalanta. Fatta anche per il ritorno a Pescara di Rolando Mandragora in prestito alla Juventus. Intanto la squadra prepara il recupero di dopodomani contro la Fiorentina. Ancora fuori causa Gilardino, che non recupera, tante assenze anche tra i viola. Infortunato Rodriguez e squalificati Vadel, Bernardeschi, Astori. Nelle ultime ore il tecnico Paolo Sosa ha perso anche il centravanti Kalinic per una forte contusione al ginocchio. Pescara Fiorentina sarà diretta da Russo Di Nicola. Ascoltiamo nel servizio il difensore Davide Vitturini.
Davide Vitturini, allora si parla tanto di questo Pescara, di questa classifica, della voglia comunque di continuare a crederci, ma i risultati della giornata ultima di campionato sicuramente non agevolano il vostro compito. No, sicuramente non lo agevolano, però ci fanno riflettere, perché se il Palermo riesce a pareggiare a Napoli, l'Empoli perde col Crotone, noi perché non possiamo vincere con qualsiasi squadra, possiamo giocarcela con tutti, anche noi. Purtroppo nella prima parte di campionato non siamo stati fortunati, abbiamo avuto dei problemi, problemi fisici e altri tipi di problemi, ma adesso noi dobbiamo crederci e fare un girone di ritorno al massimo delle nostre potenzialità. Questi risultati delle dirette concorrenti di Palermo e Crotone in un certo senso vi responsabilizzano ancora di più? Beh sì, noi abbiamo questa partita da recuperare adesso con la Fiorentina, possiamo subito riagganciarle, giochiamo contro, di fronte ai nostri tifosi, quindi dobbiamo mettercela tutta per cercare di fare più punti possibili in queste due gare. Siamo a poche ore dalla chiusura del mercato, qualcuno direbbe finalmente. Davide Vitturini, si era parlato di un interessamento della Ternana nei tuoi confronti, sembrava una trattativa ben avviata, invece resterei a Pescara. Sì, io ho sempre detto che voglio rimanere a Pescara perché io sto benissimo qui, mi trovo a Pescara, la mia città, e quindi sono contentissimo di essere qui e di rimanere. Qualora si dovesse retrocedere, il prossimo anno Vitturini ovviamente accetterebbe di buon grado di ripartire dal Pescara in Serie B? No, assolutamente, non c'è bisogno manco di domandarlo questo. Vedremo, ma sono sicuro che qualsiasi sia la nostra sorte rimarrò a Pescara. Un messaggio per chiudere, Davide, ai tifosi per la gara con la Fiorentina, per la gara con la Lazio, importante comunque il sostegno del pubblico? Importante, noi daremo il massimo sicuramente, speriamo che ci siano vicino, ma sappiamo che non è facile starci vicino per i risultati, ma noi ce la metteremo tutta fino in fondo, fino alla fine. In Lega Pro, ultime ore di mercato in casa Teramo, che cerca di correre ulteriormente ai ripari dopo la sanguinosa sconfitta di ieri a Modena. Lascia il Teramo Danilo Bulevardi, il centrocampista di proprietà del Pescara si è trasferito al Pordenone. Ufficiale l'ingaggio del centravanti Riccardo Barbuti dal Lumezzane. L'attaccante ha firmato un contratto fino a giugno 2019. Ascoltiamo le prime dichiarazioni rilasciate all'ufficio stampa della società. Tutte le parole del presidente, del direttore, mi sono subito convinto perché sono state parole forti di persone che hanno avuto fiducia in me, e io per le persone che mi vogliono a tutti i costi do l'anima. Innanzitutto a me le sfide importanti mi piacciono, Teramo non credo sia una piazza che merita questa posizione in classifica, quindi c'è un progetto importante, ho deciso di sposarlo. Ho passato la prima squadra è Modena, che mi ha preso a 10 anni, poi sono stato lì fino ai 16 anni, poi sono passato a Sassuolo, poi sono andato in B, poi sono passato a Barletta, Priglia, Pordenone, Torres, Lumezzane e ora Teramo. Sì, ho segnato due volte contro il Teramo, adesso speriamo di segnare tanti gol invece per il Teramo Calcio. Sono una punta centrale di movimento, una punta che gli piace fare la guerra davanti, che lotta su tutti i palloni. Prometto comunque di sudare fino all'ultimo minuto per questa maglia, perché i gol comunque arriveranno. Ho giocato con molti compagni che adesso sono al Teramo, Camilleri, Imparato, Amadio, Sansovini lo conosco. Di Teramo so che è una gran bella piazza con un tifo molto caldo, quindi si può solo che fare bene. Dico solo che per questa maglia darò l'anima. In Serie D, con un gol per tempo di Palumbo, il Pineto supera per 2-0 il Romagna Centro Ibissa. La vittoria contro il Campobasso. Prosegue la risalita della squadra di Daniele Amaolo. Il servizio di Roberta Di Sante. Dopo la vittoria esterna di mercoledì contro il Campobasso nel recupero della prima giornata, il Pineto torna a vincere anche tra le mura amiche del Mariani Pavone, e lo fa battendo con un netto 2-0 una giovane Romagna Centro grazie ad una doppietta di Roberto Palumbo. Cambio di modulo per Daniele Amaolo, che opta per un 4-3-1-2 inserendo dal primo minuto tutti e tre gli uomini d'attacco, con Cacciatore dietro la coppia Ganci-Palumbo. Muccioli, che deve rinunciare a Pasquini e agli infortunati Magrini e Prati, risponde con un 4-4-2 con Delia
e il neo arrivato Gagliardi in avanti. Dopo un minuto di raccoglimento per le vittime della slavina a Rigopiano, il direttore di gara dà il via all'ostilità. La cronaca si apre al quarto d'ora con un tentativo del Romagna Centro sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Maioli prova la girata al volo, bello il gesto tecnico murato dalla difesa pinetese. Al 18esimo, occasionissima per il Pineto con Palumbo che da distanza ravvicinata spizza di testa, ma Sarini è attento e para a terra. Nulla può però l'estremo difensore romagnolo al 23esimo, quando Cacciatore mette in movimento ancora una volta Palumbo, che questa volta non perdona, piazzando il preciso rasoterra a fil di palo che vale l'1-0. In avvio di ripresa qualche istante di apprensione per l'attaccante biancazzurro che rimane a terra dopo uno scontro di gioco tenendosi la caviglia, ma dopo le cure del caso il bomber pinetese riesce a tornare in campo ed è ancora una volta decisivo. Infatti al 13esimo viene pescato bene da Ganci per il contropiede vincente che porta al 2-0 in favore dei padroni di casa. Diagonale all'angolino, doppietta personale e terzo gol stagionale per Roberto Palumbo. Sotto di due reti Muccioli prova a cambiare e inserisce Mazzavillani, Battiloro e Ferri per Rava, Gori e Delia, con il Romagna Centro che ora si schiera a tre in avanti con Battiloro, Gagliardi e Ferri. E proprio quest'ultimo al 34esimo entra pericolosamente in area e subisce il fallo di Stacchiotti, entrato a rilevare Ganci, che il direttore di gara Andrea Ancora sanziona con la massima punizione. Dal dischetto va Gagliardi, che però si fa ipnotizzare da un ottimo Mazzocchetti che neutralizza in due tempi tra gli applausi. Momento d'oro per il classe 98 del Pineto, che conserva l'imbattibilità da ben 467 minuti. Sicuramente uno dei giovani da tenere d'occhio. Sugli sviluppi dell'azione l'estremo biancazzurro però trattiene la sfera, il direttore di gara decreta la punizione a due in area che la difesa pinetese riesce in qualche modo a ribattere. Nei minuti finali i ragazzi di Amaulo controllano la gara senza subire grossi rischi e dopo 4 minuti di recupero possono gioire di fronte al proprio pubblico, riuscendo ad agganciare in classifica proprio il Romagna Centro, e mercoledì si torna già in campo per il recupero della terza giornata contro l'Agnonese. E dopo il tonfo di fermo il San Nicolò non va oltre l'1-1 casalingo con il Monticelli e Bisegna con una punizione a evitare la seconda sconfitta consecutiva alla squadra di Epifani. Ania Cantagalli. Il San Nicolò torna a giocare al Bonolis dopo la vittoria contro il San Marino del lontano 11 dicembre e trova un pareggio che serve a poco ai biancazzurri dopo il KO maturato nel recupero contro la Fermana. Epifani deve rinunciare a 6 giocatori, tra cui gli attaccanti Traini e Moretti. Ma il San Nicolò è squadra costruita per vincere ed il tecnico mette in campo 4 esterni, tra cui Bosi, più avanzato, per provare a fare male al Monticelli. I biancazzurri però sembrano essere rimasti al pesante KO di fermo. L'approccio alla gara è molle, gli ospiti sono ordinati in campo e non lasciano varchi per un San Nicolò che dovrebbe puntare sulla velocità di manovra, mancando le punte centrali. E così al 28esimo è la squadra di Stallone a sfruttare al massimo un calcio di punizione. Negro va alla battuta e disegna una traiettoria perfetta su cui Ciotti non riesce ad arrivare, portando in vantaggio la formazione ascolana. La reazione del San Nicolò è blanda, solo Bisegna, qualche minuto dopo, ha un'occasione potenziale su un affondo di Bosi, ma non impatta bene con il pallone. La ripresa si apre con il Monticelli ancora avanti e che vorrebbe qualcosa in più al settimo rispetto ad un calcio di punizione dal limite che poi Figliaggi manda sulla barriera. Ma il direttore di gara non assegna il calcio di rigore e lo stesso fa qualche istante più tardi sulle proteste del San Nicolò per un presunto fallo che lamenta di aver subito in area Bisegna. Nel nulla di una formazione di casa che sembra in preda ai fantasmi, sbuca proprio Bisegna, che trova il pari da calcio di punizione dal limite dopo la segnalazione del primo assistente nell'azione del portiere ospite di rimessa in gioco. Nel finale, prima Bosi e poi Fulvi trovano il muro del Monticelli a fermare i tentativi di vincere la gara. Di Lullo poi viene espulso nel corso di un parapiglia che si crea in area con Marani, che finisce a terra dopo aver rimproverato al giocatore di aver simulato un contatto in area. Per il San Nicolò dunque è un pareggio che vuol dire mezzo passo falso dopo il KO contro la Fermana. L'Avezzano non riesce a fare il salto di qualità davanti a pochi spettatori. I marsicani vengono battuti in casa dall'Alba Longa, decide il gol lampo di Cruz. Andrea Costantini.
L'Avezzano fallisce l'opportunità di dare un'altra dimensione al suo campionato e dopo lo 0-3 a tavolino intascato la scorsa settimana inciampa al De Marzi al cospetto dell'Alba Longa, una partita che probabilmente dice che la squadra non è ancora pronta al salto di qualità. Il quinto stop interno stagionale dei marsicani coincide con il ritorno alla vittoria della squadra laziale che rivede la zona playoff. Tortora sceglie il Baby Santi Rocco in attacco, più adatto ad un terreno di gioco allentato dal maltempo di queste settimane. Tanta qualità per l'Alba Longa col trio Gurma, Gruz, Pintori e proprio in apertura di gara al primo minuto la squadra di Roberto Chiapparra firma il gol partita. Il merito è di Wilson Cruz che incorna alle spalle di Lewandowski un cross proveniente dalla destra. L'Avezzano accusa il colpo ma prova subito a reagire già al terzo con un sinistro del frombogliere Leto deviato in angolo. Al tredicesimo una ghiotta palla gol capita sui piedi di Tommaso Marolda che però la sciupa mancando così l'1-1. Passano due minuti e l'Alba Longa si rifà viva in questo caso con Pintori ma Lewandowski nella circostanza è attento. L'Avezzano allora ci prova sulle palle inattive. Al ventunesimo Marolda va giù al limite e lo specialista Tabacco tenta la trasformazione ma tira centralmente. Ancora il difensore marsicano ritenta da calcio franco ma Faiella c'è. Allo scoccare della mezz'ora di nuovo protagonista Cruz che dai 18 metri scalda i pugni di Lewandowski. Terza chance per Tabacco al 35esimo, alto questa volta. Chiude il primo tempo l'azione di Deramo al 42esimo ma Faiella è ancora attento. Nella ripresa ci si aspetta un'accelerazione dell'Avezzano, invece sono gli ospiti a rendersi pericolosi, in particolare con Cruz, spina nel fianco della retroguardia bianco-verde, doppia conclusione ribattuta, poi un'altra conclusione, quella dell'ex lancianese Pintori, dal 16esimo. L'Alba Longa controlla la partita e inaridisce il gioco dell'Avezzano che stenta a incidere col passare dei minuti, l'unico squillo appena dopo la mezz'ora è di Sassarini, ma Faiella salva in angolo, finisce fuori di molto la sventola di Giannone al 39esimo, il forcing finale dei marsicani è sterile e l'Alba Longa porta a casa i tre punti. Per l'Avezzano una giornata no, ma mercoledì prossimo ci sarà l'opportunità del riscatto nel recupero della gara casalinga con il Sansepolcro. Sconfitta e polemiche in casa vastese, la Fermana passa 1-2 all'Aragona con un rigore contestato dalla squadra del presidente. Se i marchigiani restano saldamente in vetta per la vastese, c'è l'addio alla corsa per il primato, il servizio. Coda velenosissima quella della capolista, dura a morire come l'erba cattiva. La Stese Fermana merita di essere raccontata dal 90esimo. Il contatto tra Petrucci e Campanella non fa esitare il signor clerico di Torino e consegna rigore e relativi tre punti ai marchigiani. Il presidente biancorosso Bolani reclama su presunti e reiterati torti arbitrali, tanto da rintracciare in tribuna il selezionatore dell'AIA Rodomonti per cantare a squarciagola il proprio disappunto. Attimi di tensione, poi rientrati. Vastese dunque che interrompe la serie positiva nella giornata del ricordo delle vittime abruzzesi del Rigopiano. A Vasto si piange Jessica. Poi via le ostilità contro una Fermana ben organizzata, non a caso in vetta alla classifica. I locali fanno fatica a carburare con Prisco franco bollato da Bossa e un centrocampo in affanno sulla qualità dei canarini. La prima mezz'ora è quasi tutta ospite al 12esimo con due occasioni. Ci prova Petrucci da fuori col pallone che assume una traiettoria beffarda, Russo manda in angolo. Poi Epas mette in mezzo, Rasoterra è forte, Cremona in leggero ritardo. Al 23esimo ecco il vantaggio fermano, da palla inattiva il pallone viene spizzato e diventa oro per Cremona che capitalizza in splendida rovesciata. Vantaggio meritato e curva giallo-blu in brodo di giuggiole. È solo a questo punto che si sveglia la Vastese e pigia più non posso con la partita che si fa bella. 34esimo in mischia ci provano Cosenza e Felici ma senza fortuna col portiere Valentini che si oppone come può. Lo stesso numero uno esce su Fiore lanciato a tu per tu. Nel finale sempre Fiore su calcio franco che però spedisce di poco alto sopra la traversa. Ripresa, si rivede la Fermana particolarmente ispirata col trio D'Angelo e Petrucci larghi a sostegno di Cremona. Il migliore è proprio Petrucci che al decimo subisce l'intervento di Allocca al limite della regolarità. Poi al 19esimo è lui a vincere il duello sempre contro il capitano Vastese ma pecca di imprecisione col diagonale che si spegne sul fondo. Ancora Fermana al 19esimo con la respinta corta di Russo che vede Cremona calciare a botta sicura, lo stesso portiere rimedia però con un piede. Torna a crederci con una fiammata la Vastese quando al 23esimo Fiore pareggia i conti, bellissimo il calcio di punizione che riapre i giochi.
l'Aragona diventa una bolgia. La Vastese dà l'impressione di poter firmare l'impresa con lo sgambetto alla capolista, ma rischia di esplodere al 90esimo quando il calcio di rigore non è contemplato dai più. Cremona realizza e consente alla Fermana di volare sempre più in alto. La Vastese rallenta in classifica, ma urla al cielo il proprio disappunto nei confronti del giudice di gara. È tutto per questa terza edizione del TG6, grazie per l'attenzione e buonanotte.